mette la bagna. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Se non li se non li compra già in acqua vanno messi a bagno, come tutti i legumi secchi. Tranne le lenticchie che nella grandissima maggioranza dei casi non necessitano di essere messe a bagno. Tutti a bagno. I legumi secchi tutti a bagno. Va bene, penso che abbiamo detto quanto. Vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie a tutti, lascio la parola a Luciana così lei per salutarvi, grazie di essere venuti. Grazie di essere venuti e vi aspettiamo per la prossima edizione che sarà a marzo e non lo so, il laboratorio sarà carino come questo, cercheremo di avere sempre un momento di confronto. Ditemi, ci avete qualche domanda? No, un momento di confronto. Guardatevi e fate amicizia con i nostri produttori, ricordateveli, noi andiamo, ricordatevi nel senso che pensate anche di poterli utilizzare, alcuni vengono fino a casa a portarvi la spesa. Quindi se vi piace, se vi fa piacere, date il vostro numero, loro hanno un gruppo anche a Pastena che è un gas, e non ci sono tutti ovviamente, più piccolini, però già da là potete prendere le cose che servono per la spesa quotidiana, una volta a settimana, come facciamo pure noi, perché una volta al mese forse non basta. Puoi anche programmare per aprile-maggio una gita presso il produttore. Certo, certo, noi abbiamo fatto quest'anno, siamo andati da Paolo Pedrosi che fa lo zafferano, è stata una giornata indimenticabile. Guardatela sulla nostra pagina Facebook, Slow Food Comunità della Valle dell'Itria. Già dalle fotografie vi renderete conto quanto è stata bella quella giornata. Avevamo programmato un'andata a raccogliere i tartufi da Stagioni Picentine, ma siamo un po' in ritardo, lo faremo. È nei nostri programmi, è nel nostro statuto andare a fare visita ai produttori, perché una cosa importante è che voi con mano vi rendete conto di come loro lavorano la terra, cioè in maniera naturale, seguendo l'iter stagionale e null'altro. Comunque grazie di essere venuti, alla prossima. Grazie a te Luciana. Secondo te, pure a Giancarlo.